nella scatola poi ovviamente troviamo tanti accessori che io ho già aperti, già li ho visti giustamente. Allora, troviamo questo sacchettino dove possiamo riporre tutto con la classica chiusura. Il libretto di istruzioni è resistente fino a 40 metri, ovviamente con questa. Molto semplice da utilizzare. Questi sono vari accessori. Questa applicazione, se ci dovesse servire qualsiasi aiuto. All'interno troviamo questo sportellino che non è impermeabile, però ci sta due fasce che servono per attaccarlo al nostro braccio, perché ci arrivano varie fasce tipo queste qui, quindi possiamo attaccarlo al polso o anche da qualsiasi altra parte, giustamente dove teniamo necessità. Ci arrivano due adesivi della 3M con questo ferretto, delle fascette, ci arriva anche questo straccio per pulire la lente davanti e anche dietro. Poi ci arrivano due cavetti, uno è USB e micro USB, che questo ci servirà per caricare la batteria, perché per caricare la batteria abbiamo due sistemi: o attacchiamo qui con questo altro cavetto, che è il cavetto USB normale che vi faccio vedere, o ci sta questa base che va attaccato micro USB qui, e la seconda batteria che noi comunque ci prepariamo per caricarla facilmente qui all'interno. Questa è la seconda batteria. Quindi questo. Abbiamo questo altro cavetto che invece è USB mini, quindi non è micro, non è quello dei cellulari, mi raccomando, quindi attenzione, è USB normale, e quello va inserito invece qui e possiamo caricare batteria anche essendo all'interno. Quindi anche se abbiamo una power bank è sempre comodo, perché possiamo caricare direttamente da qui e mantenere sempre carica piena, anche se non serve, perché comunque con tutte e due batterie riusciamo a fare tranquillamente 2 ore. Quindi questo è molto importante. Poi troviamo questo adattatore per la bicicletta, che qui è gomino, il classico adattatore ovviamente. Poi troviamo altri due con sempre un biadesivo della 3M dietro e tanti altri attacchi che ovviamente ci possono servire per varie utilità. Le fascette, che una già vi ho fatto vedere, ne arrivano di più. Ecco quell'altro adattatore, ovviamente si svitano e si avvita. Poi questo l'altro,
l'altra fascia. Ecco qui un altro, perché possiamo mettere pure due se vogliamo, che abbiamo qui. E poi abbiamo questo ultimo adattatore che va su casco. Comunque questi adattatori in pratica funzionano in questo modo: noi attacchiamo la camera, questo va fissato su casco, su qualsiasi parte che vogliamo noi, e poi questo va inserito all'interno. Ecco qua, che va inserito così. Quindi questo sta su casco e qui sopra va inserita poi action cam, giustamente, che sostituiamo questo pezzo. Quindi, che dire, questa è veramente buona, il suono si sente bene anche quando sta qui all'interno, perché tante altre action cam magari si sente di meno, invece qua riusciamo a sentire molto bene. Di certo quando sta fuori si sente benissimo. Io ho fatto ripresa sotto l'acqua anche di sera e di giorno, che vi metto alla fine del video, e così potete fare confronti. Io sono veramente contenta perché la batteria è ottima, lunga durata, riprese sono molto buone, e veramente mi piace tantissimo. Sono contenta di questa Vimeus Action Cam L2 modello, quindi veramente buona. Un pollice in su. Una Action Cam della Vimeus che fa riprese 4K Ultra HD, questo è modello L2, resistente all'acqua, a connessione wifi. Possiamo fare anche le riprese e attaccarlo al drone, e a LCD dietro schermo di 2 pollici. Possiamo scaricare applicazione facendo scannerizzare il codice, o per iPhone da Apple Store o da Google Play. E qui abbiamo tanti accessori che troviamo all'interno, veramente ottimi. Le specifiche tecniche stanno descritte tutte dietro. Formati si fanno anche in MP4. Angolo di visualizzazione è 170 gradi, e 12 megapixel risoluzione. Come potete vedere, arrivano due batterie da 1000, quindi la durata è molto lunga per le riprese anche in alta risoluzione. Abbiamo possibilità di fare varie risoluzioni di video. Allora, interno troviamo ovviamente la action cam, che è qui all'interno. Questo è il suo astuccio impermeabile con attacco, che tutti questi sono universali, che vanno bene per tutti i modelli. Questo qui si svita e possiamo fare la ricarica della batteria senza dover far uscire fuori la action cam. E così invece si apre e troviamo la nostra action cam. Come vedete abbiamo schermo da 2 pollici, quindi bello grande,
qui sono LED quando la batteria carica o quando mettiamo sotto carica. Qui abbiamo entrata per scheda di memoria, che io ho già messo una, che è l'unica cosa che non è compresa nella confezione. Comunque si mette qui all'interno. Poi abbiamo entrata USB mini per collegare al cavetto USB al computer per scaricare dati o anche per caricare il telefono, ovviamente, per caricare la web, la Action Cam. E qui abbiamo entrata HDMI, così davanti. Qui sono vari LED, qui è il microfono, qua abbiamo pulsante per accensione e qui abbiamo per poter scattare foto o avviare video, mettere in pause. Qui sotto possiamo mettere il cavalletto e qui all'interno ovviamente già ho messo una batteria. Come potete vedere, la batteria è da 1000. Quindi la durata è notevole. L'accensione è molto semplice, si tiene premuto qui dietro. Ecco qua che si accende. Così è la ripresa. Qui abbiamo vari dati, io ho impostato comunque ripresa da 1080x60 fps. Qui c'è la batteria che è carica. Qui vediamo che è pronto per il video. Qui sono i LED, qui sotto la data. Allora, poi possiamo passare schiacciando davanti, premendo, si passa per fare le foto. Come potete vedere, da 12 megapixel ho impostato, ISO automatico. Qui possiamo vedere nella galleria video che abbiamo fatto e si passa qua al lato per scegliere quello che vogliamo vedere. Qui invece sono le foto e qui invece abbiamo le impostazioni. Impostazioni per video, che sono varie impostazioni. Per le foto, la qualità e tutto il resto, ovviamente. E poi impostazione di base, proprio nostra Action Cam. Possiamo impostare la data, spegnimento automatico, wifi, perché questa qui la possiamo collegare al nostro smartphone, che ci serve poi un'applicazione che scarichiamo molto facilmente. Ecco qua, queste sono le basi. Video fa molto buone, che poi metto un allegato, li fa anche di sera buone video. Ecco qua, si spegne, si tiene schiacciato. Ecco qua, adesso vi faccio vedere
cosa ci arriva insieme. Thank you.